bentrovati a voi tutti ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni dedicata quest'oggi al mondo del volontariato grazie alla collaborazione del CSV Belluno Treviso. Abbiamo il piacere di avere con noi in studio Gina Bortotta, che è la presidente della BVS, l'Associazione Bellunesi Volontari del Sangue, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Grazie a voi dell'invito. Presidente, abbiamo tanti temi di cui parlare, partirei ovviamente però dalla problematica che ci coinvolge tutti quanti, tutti noi, la società, ovvero quello della pandemia e quindi anche le conseguenze che ci possono essere sul mondo del volontariato e in particolar modo per i donatori di sangue che ci possono comunque ancora essere. Qual è la situazione infatti su questo fronte? Per quanto riguarda le donazioni siamo assolutamente in una situazione di chiamata forte, perché stiamo anche intervenendo in soccorso, fra 8 virgolette, di dipartimenti che sono in carenza. Il centro trasfusionale di Belluno sta mandando sangue anche a spot a Verona e Vicenza, nonché a quelle che sono i nostri soliti canali, quindi in Sardegna per quanto riguarda gli ammalati di talassemia e ovviamente quelle che sono le esigenze degli ospedali di Belluno. E quindi stiamo facendo una chiamata molto molto intensa nei confronti dei nostri associati. E questo perché secondo lei comunque? Perché c'è questa carenza, intendo dire? Sì, il tutto sostanzialmente nasce da una modalità di chiamata non perfettamente allineata in tutta la regione. Nel senso che noi abbiamo un ufficio di chiamata che ormai ha un rodaggio ventennale, concordiamo tutti gli appuntamenti con chiamata telefonica o con applicazione su app di tutti i nostri donatori, quindi siamo in grado di fornire esattamente quanto ci viene richiesto dal servizio trasfusionale. In termini proprio terra terra, se ci chiedono 20 donatori di gruppo 0 negativo, noi siamo in grado nel giorno e nelle ore concordate di farli trovare al centro trasfusionale o ai centri di raccolta di Agordo e Pieve. Ci sono invece situazioni nelle quali si fa ancora la chiamata indifferenziata, dico io, nel senso che si chiede al donatore di recarsi a donare normalmente il sangue. Il donatore, se non è correttamente informato di quella che è la situazione attuale, preferisce non avvicinarsi agli ospedali o ai centri di raccolta, perché la situazione del Covid ha messo in ansia tantissimo le persone. Quindi voi diciamo percepite questa sorta di preoccupazione ancora che c'è nell'utente, quindi nei vostri volontari? Non solo la percepiamo, il donatore proprio ce lo esterna in modo chiaro e specifico, perché ci pone delle domande a tutela della propria salute. Noi abbiamo la fortuna di avere degli accessi riservati sia nell'ospedale di Agordo che nell'ospedale di Pieve, per cui il donatore non transita attraverso l'ospedale ma ha un accesso esterno, quindi siamo in grado di spiegare esattamente che non ci sono contatti con reparti, definiamoli a rischio, certo, oppure con altre situazioni più critiche, possiamo dire così. Dopodiché spieghiamo anche sempre che bisogna mantenere la fila, la distanza interpersonale tra le persone, c'è sempre la misurazione della temperatura, c'è sempre l'igienizzazione delle mani, qui la mascherina, certo, sempre durante tutto il tempo. Tutti che i dispositivi trascorre. Che esatto. Abbiamo imparato a conoscere. Quindi il donatore in qualche modo si tranquillizza, quantomeno i donatori che sono abituati ad avere un rapporto di collaborazione con noi. Questo esclude purtroppo i nuovi donatori, per i quali c'è un grosso problema. Ecco, ha toccato un tasto importante, ci spieghi quindi qual è questo problema? Il problema è che non riusciamo più ad avvicinare nuovi donatori. Vuoi perché ci manca un rapporto diretto, una possibilità quindi di fare una promozione diretta, ci manca il contatto con le scuole o con altre situazioni di aggregazione, per cui diventa difficile parlare del dono del sangue, spiegare come funziona, spiegare a che cosa serve il sangue. Anche qui c'è da fare un particolare distinguo: il sangue non si usa più da decenni in toto, il sangue viene separato. Al donatore, al nuovo
quindi l'aspirante donatore, non riusciamo a dare questo messaggio di tranquillità e di serenità, per cui non riusciamo ad avvicinarli. Sono 2 anni che noi abbiamo come ABVS una situazione di crollo per quanto riguarda gli aspiranti donatori. Nell'anno 2019 in ragione del 17%, e quest'anno siamo vicini al 18%. Quindi diciamo c'è proprio stato questa mancata risposta a quelli che erano i vostri appelli, anche perché comunque è mancata la sensibilizzazione alla donazione, alla possibilità di donare, ecco, proprio non dovuto alla pandemia. Per correttezza nei confronti delle persone che ci ascoltano, non è una mancata risposta, è che proprio non abbiamo al momento i veicoli per lanciare il messaggio e poter dare informazioni. Certo, quindi la problematica è ancora più profonda, ecco, sì, diciamo questo. Sì. Senta, Bortot, se dovessimo quindi fare una fotografia attuale della BVS, che cosa possiamo dire? È una fotografia fantastica, nel senso che abbiamo dei numeri e dei risultati dei quali ci rendono atto anche in regione, riusciamo, come le dicevo prima, a dare soddisfazione su mancanza di sangue anche in altri dipartimenti. Siamo comunque cresciuti come livello di donazione, ma quello che è importante è che riusciamo ad essere efficaci ed efficienti, cioè riusciamo a dare quello che ci viene richiesto, non di più e non di meno, nel senso che anche donare di più per correre il rischio che vada a scadenza il sangue è assolutamente deleterio e improduttivo, anche per una soddisfazione del donatore di sangue che deve sapere che il suo sangue viene correttamente utilizzato. Vogliamo ricordare anche quante sono le sezioni che la BVS rappresenta, il numero, così se c'è una stima, diciamo, dei donatori, e anche il territorio comunque di competenza. Allora, il territorio di competenza è quello della provincia di Belluno, esclusa l'area del Feltrino. Praticamente partiamo da Villa di Villa, dalla sinistra Piave, sulla destra Bribano e Sedico, e arriviamo praticamente ai confini della provincia. Abbiamo perso Sappada e mi dispiace, tanti amici che hanno dovuto andare con il Friuli e che ho il piacere anche di ricordare e di salutare. Attualmente le sezioni sono 49, qualche volta anche sovracomunali, per esempio Belluno ha 7 sezioni. E i donatori al 31/12/2020 eravamo 6.367, se la memoria non mi tradisce, quindi abbiamo una percentuale di donatori molto molto elevata per quanto riguarda proprio la popolazione residente, ovviamente nel range di età delle persone che possono donare il sangue, cioè dai 18 ai 65 anni. Ecco, questo è bene sempre ricordarlo, appunto, sì, bisogna avere anche delle caratteristiche adeguate, no, per poter donare. Comunque bisogna essere sani, bisogna essere maggiorenni, bisogna avere degli stili di vita corretti, ma per valutare tutto questo ovviamente ci pensano i medici, certo, sono molto scrupolosi e lavorano all'interno dei range stabiliti dalle normative di legge. E voi avete anche una collaborazione, citava prima, siete affiliati all'AVIS, sì, giusto? Siamo affiliati all'AVIS regionale Veneto. Sì. E poi c'è questa collaborazione comunque con la Sardegna. Sì, sono tutti accordi però che vengono gestiti dal Centro Regionale di Coordinamento, che è un organismo dell'azienda Zero, quindi dell'US Zero regionale, e che cerca di coordinare sostanzialmente quella che è la richiesta da parte dei dipartimenti e quella che è l'offerta da parte delle associazioni e ovviamente dei donatori. Certo. E ovviamente dobbiamo ricordarci che l'Italia è una nazione all'avanguardia, lo è sempre stata per quanto riguarda i piani sangue, e siamo assolutamente copiati, ove possibile, anche da altre nazioni, proprio perché il volontariato è un volontariato del dono del sangue. Noi siamo donatori, non datori di sangue. Senta, Presidente, la carenza, il problema che riguarda così un pochino la carenza del personale sanitario in generale, di cui si discute molto anche sulla nostra provincia, un po' in tutto il paese, dato che lei ha fatto riferimento, sì, al sistema paese, è un qualche cosa che va in qualche modo ad intoccare anche quelle che possono essere le vostre attività? Purtroppo sì.
Purtroppo sì, perché i medici ora sono praticamente contati al lumicino. Abbiamo perso, parlo al plurale come associazione perché ci tenevamo tantissimo e lo abbiamo anche sponsorizzato economicamente, abbiamo perso tutta la parte di ricerca che veniva fatta al centro trasfusionale, che ci piacerebbe anche un po' far ripartire, Quindi uno sperando degli che lui. obiettivi. Sì, anche perché fare ricerca proprio sul sangue era una cosa che dava grandissima soddisfazione anche ai nostri donatori. Cioè, nel momento in cui tu riesci a spiegare al donatore che cosa viene fatto del suo sangue e quindi gli si apre un panorama che non è semplicemente dare lì una sacca di sangue, ma vedi che cosa c'è dietro, quantomeno sposti un po' la tenda e ti rendi conto che cosa c'è dietro, è un mondo fantastico, ma veramente fantastico. Certo, e si comprende bene la solidarietà appunto di ognuno, ogni piccola goccia che Certo che sì, alimenta proprio questo mare, no? certo che Prezioso sì, di cui certo che sì. parliamo. Il 2021 per la BVS è un anno particolare. Eh sì, siamo invecchiati e invecchiati secondo me con gusto. Abbiamo appena compiuto 70 anni. In questo periodo abbiamo cercato di far partire delle iniziative per ricordare questa data molto importante, non solo per la BVS ma anche per il volontariato bellunese, perché dall'Associazione Bellunese Volontari del Sangue poi si sono staccate tante altre associazioni, sono diventate autonome nel corso degli anni. Io mi sono riguardata in questo periodo un po' la storia, i libri, i report, i verbali, perché stiamo cercando di editare il libro del 70esimo e Quindi un quindi altro traguardo, un altro obiettivo un altro obiettivo importante, importante, sì, però guardando i nostri pionieri, io dico ora come ora nessuno di noi avrebbe la forza di fare una cosa del genere. è evoluta molto, diciamo, l'attività dell'associazione anche in questo tempo. Si è adeguata sostanzialmente a tutta l'evoluzione medica e quindi gli siamo andati dietro. In questi ultimi 30 anni c'è stato un balzo e di ricerca e di prestazioni e di modalità di salassi che sono incredibili, ma veramente incredibile. Senta, Presidente, l'auspicio, diciamo così, per il futuro delle attività qual è? Crescere, crescere, crescere con grande soddisfazione. L'associazione, i donatori hanno delle potenzialità strepitose perché, torno a dire, nel momento in cui l'esperienza mi ha portato a parlare con i donatori, a spiegare che cosa stavamo facendo, abbiamo avuto delle risposte incredibili. Grazie a tutti i nostri donatori perché sono encomiabili. Allora, con questa nota positiva, noi Presidente ci salutiamo, io la ringrazio per essere stata con noi, ovviamente auguro a lei e a tutti i volontari intanto un buon lavoro, poi buon compleanno, ma insomma avremo modo ancora di parlare, di capire come festeggerete, anche celebrerete, ecco, diciamo Grazie. così, questo appuntamento per ricordare sempre l'importanza appunto della solidarietà e del gesto della donazione di sangue. Io ringrazio voi per la disponibilità che ci date e un grazie anche ai donatori e a quanti vorranno sostenerci per il futuro. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci!